torniamo a parlare della partita del Quirinale, del voto per eleggere il Presidente della Repubblica, il 13° Presidente della Repubblica. Abbiamo fatto un'introduzione con Paolina Meli all'inizio di puntata per darvi un po' l'aggiornamento della cronaca politica. Adesso ci andiamo a guardare un po' indietro le questioni che si sono poste negli anni sul tema di una votazione molto complessa, molto, diciamo, in qualche modo oscura, cabalistica. Cioè, l'elezione del presidente italiano è un'elezione che non ha una discussione vera, non ha candidature, insomma è molto sui generis. E per parlarne ho invitato Felice Besostri, che è un avvocato di diritto pubblico comparato, è stato un parlamentare di Sinistra Italiana, ha cominciato la sua carriera nel Partito Socialista, ma soprattutto è diventato poi famoso in questi ultimi tempi perché è stato l'avvocato a cui si è ricorso per appunto fare dei ricorsi per l'abrogazione anche parziale di leggi elettorali che avevano dei gravi difetti, come il Porcellum e l'Italicum, e lui insomma ha condotto questi ricorsi. E diamo subito il benvenuto all'avvocato Felice Besostri. Buonasera, benvenuto a Zapping. Buonasera a voi. Tra l'altro stavo proprio iniziando a scrivere un trattato che si chiama l'ABCD delle elezioni del Quirinale. Ah, interessante, perché l'ABC delle elezioni è proprio quello che ci serve per capire come funzionano, perché queste elezioni presidenziali italiane sono molto sui generis e molto complicate, sì. No? Molto sui generis, cioè non hanno esempio da nessuna parte. Cioè anche in Germania, articolo 54 della legge fondamentale, dice che il presidente eletto dall'assemblea federale senza discussione. Però c'è una grossa differenza. La discussione avviene prima perché ci sono i candidati. Noi invece non abbiamo la discussione e non abbiamo i candidati. Questa è una cosa che ci distingue. Tra l'altro lei ha fatto bene, avvocato, a citare la Germania, perché se non sbaglio anche la Germania tra poco dovrà eleggere il suo 13° Presidente della Repubblica, come noi, il 13°, e anche la Germania negli stessi giorni dovrà procedere più o meno all'elezione, se non sbaglio. Dipende quanto tempo ci mettiamo a eleggere il successore, perché l'Assemblea federale, che però è composta da 1400 e qualcosa, perché sono tutti membri del Bundestag più un pari numero di eletti, dei delegati dei Länder, perciò è molto più vasta della nostra, cioè 400 circa in più, si riunisce il 13 febbraio, cosa che però si sapeva già da 6 mesi fa. E noi sappiamo oggi che si vota dal 24 gennaio. Ecco, noi abbiamo saputo appunto oggi, abbiamo tenuto proprio l'ultimo giorno utile perché la convocazione, perché Mattarella ha giurato il 3 di febbraio del 2015 e perciò il 4 era l'ultimo giorno per poter convocare questa assemblea. Senta, professore, prima. Lei diceva che la differenza fondamentale tra le elezioni tedesche e quelle italiane è che le elezioni tedesche hanno dei candidati. Come funziona lì, sì, la candidatura? Ci si autocandida, qualcuno candida qualcun altro? No, allora adesso le spiego subito. Innanzitutto, per la prima volta sappiamo già che il presidente uscente ha dichiarato, però prima che si formasse il governo con i socialdemocratici, che lui intendeva ricandidarsi, e questo non era mai successo prima. Però perciò, ha detto lui, dice, ha detto io voglio rifare il presidente per un altro mandato. Sì, 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 ha detto mi ricandido. Adesso, non so, negli equilibri, fossimo in Italia, gli direbbero tu non puoi, caro partito, avere il presidente federale e avere anche il cancelliere, ecco, questo mi verrà detto. Ecco, un'altra cosa che mi stupisce, però volevo dire una cosa, l'ABCD delle elezioni plenarizie per combinazione sono anche le iniziali di alcuni dei possibili eletti, e quali non sono? Candidati. Quali sono? Amato, Berlusconi, Cartabia, Draghi, guardi un po' che combinazione. Forse di C ce ne sono addirittura due, perché io penso anche a Casini.
Ah, sì, da quello lì, due, sì, questo, no. Siccome non lo sappiamo, l'altra cosa è che là i candidati vengono proposti, un membro di questi 1400, ciascuno di loro ha diritto di fare un nome, però questo nome non può essere votato se la persona indicata come candidato non accetta la candidatura. Qui invece noi non solo non abbiamo i candidati, ma teoricamente potrebbero non accettare la candidatura. Dice, ma io non lo voglio rifare il presidente. E questa stranità della nostra sistema ha dato anche origine a quel film comico con Claudio Bisio, Benvenuto Presidente, ah, sì, perché certo. Dopo più di 20-30 votazioni non si trovava, si misero d'accordo di fare un voto di protesta e votarono Giuseppe Garibaldi. Solo che c'era un Giuseppe Garibaldi con più di 50 anni che aveva il diritto di voto e automaticamente era diventato presidente. Eh sì, e questa, guardi, nelle elezioni del 92, quelle che poi diedero origine a Scalfaro, ci fu un momento in cui era candidato anche Nicola Mancino, mi ero preoccupato di vedere quanti Nicola Mancino ci fossero in Campania che avessero più di 50 anni, ne trovai la bellezza di 12. Allora, questa cosa che non ci sono i candidati e non si può neanche discutere, quando si legge sul bigliettino Mancino, ma volevano votare lui o quello di Castellammare di Stabia che si chiamava come lui, aveva 50 anni. Ecco la necessità che questa cosa va regolata. Ma è scritto da qualche parte che non ci debbano essere candidature, che non ci debba essere dibattito, che non ci debba essere il gossip dei giornali? Ecco, no, non c'è una norma che dice di fare così, ma è come ha ricordato Ingrao quando la cosa fu sollevata in quelle elezioni che poi portarono alle elezioni di Pertini. Tra l'altro il candidato in assoluto che fu eletto col maggior numero di voti, ecco. Disse che questa era una prassi in voga dal 1955 e che perciò era, diciamo, una consuetudine costituzionale. Perché io mi ricordo che in quell'occasione, mi pare, fu proprio Emma Bonino che chiese in aula durante la votazione di poter discutere della votazione, di poter discutere dell'elezione del Presidente della Repubblica. E in Grau la rintuzzò dicendo: no, qui siamo in un seggio elettorale, non si discute. Esattamente, ma cioè è la stessa roba che c'è in Germania, però là, essendoci candidati, la discussione avviene ma nell'opinione pubblica, non è necessario che siano esattamente chi sta votando, perché essendoci candidati, quello che è anomalo da noi è che non ci sono i candidati e non si può discutere né prima né dopo, anzi hanno fatto di tutto per rinviare. Vi ricordate quando c'era la pandemia, allora è troppo presto a parlarne, poi c'era il bilancio da approvare, non parliamo del Presidente della Repubblica, ne parliamo a gennaio, ma a gennaio c'è la convocazione. E poi se ne parla sempre o in maniera, diciamo, molto, come dire, formale, ci vuole un presidente in cui tutti si riconoscono, ci vuole un presidente, oppure se ne parla in termini di gossip, non c'è mai una discussione vera su cosa politicamente serve al paese. Ma c'è una cosa, non avviene per caso. Innanzitutto noi siamo il paese dove si tengono i conclavi, che sono, lavorano segretamente, noi non sappiamo che cosa dicono, però c'è lo Spirito Santo che interviene e risolve le cose. Allora anche noi abbiamo qualcosa del genere, e tra l'altro ci ha abbastanza tutelato nel complesso, perché sono stati eletti da quando c'è la Costituzione sei papi e 12, adesso sarà 13, presidenti della Repubblica. Perciò non so, c'è qualcuno, lassù qualcuno ci ama. Ma mi faccia capire una cosa però, se qualcuno durante le procedure di votazione che cominciano il 24 gennaio si alzasse e facesse un intervento di merito su perché ci vuole un presidente di un tipo piuttosto che un presidente di un altro, o magari una donna invece di un uomo, questa cosa gli sarebbe consentita o è proibita da qualcuno? No, dipende da chi presiede, in un certo senso, perché anche se c'è un costume,
come aveva detto sempre Fanfani, se non ci sono precedenti si creano. Allora ci furono due diverse reazioni a voler introdurre un argomento di discussione. Quella di Ingrao, tra l'altro il primo presidente nominato espressione di un partito di opposizione, che fu molto rigido nell'approvare questa consuetudine costituzionale. E quindi tolse la parola a Emma Bonino in 4 e 48. Sì, molto. E poi anche l'intervento che fece Pannella, che strumentalmente parlava, che voleva parlare sull'ordine del giorno, che perciò hanno dovuto dargli la parola, però la conclusione fu netta: non c'è ragione di discostarsi da quello che avviene. Mentre le elezioni del 19 maggio del 1982 precedeva Scalfaro, e lì c'è un po' una particolarità, perché mentre Ingrao non era mai stato nemmeno candidato alla presidenza della Repubblica, Scalfaro, che precedeva, è stato poi eletto. Certo. E diciamo, Scalfaro di fatto ha fatto parlare su questi argomenti, le questioni procedurali le aveva sollevate per la prima volta Miglio. Gianfranco Miglio, diciamo, l'ideologo della Lega, no? Ecco, che era tra l'altro alla sua prima esperienza su questo, si giocava, insomma, lui non aveva molto esperienza del Parlamento, anche se l'aveva studiato molto. E qui invece la cosa strana è che chi reagì e cercava di impedire che parlasse furono gli esponenti o di Rifondazione, se mi ricordo bene, e poi soprattutto l'intervento più duro lo fece Violante del gruppo comunista, richiamando il precedente della discussione di Ingrao. Mentre Scalfaro permise che si aprisse una piccola discussione di merito sulla elezione del presidente. Cioè non intervenne, cioè l'intervento lo fecero, diciamo, gli oppositori di Miglio, cioè, soprattutto, diciamo, dalla sinistra venne questo richiamo alla tradizione. D'altronde le cose non succedono mai per caso. Questa questione che non ci sono i candidati, innanzitutto, consente una molta flessibilità. E poi, se ci fossero i candidati, uno dovrebbe anche pronunciarsi la discussione. E certe convergenze che avvengono nell'urna, molti non gradiscono che si apessero fuori. Certo. Nelle elezioni dei presidenti noti nella Prima Repubblica, chiamiamola così, anche se è un'espressione fondamentalmente errata, perché noi non possiamo dire come in Francia la Quinta Repubblica, la nostra Costituzione sostanzialmente non è cambiata, certo, tranne la ferita mortale della riduzione del Parlamento. Sì, so che quella cosa non le è mai piaciuta. Avvocato, io la devo salutare, ma la ringrazio moltissimo per averci... Volevo però una cosa. Prego. Che la cosa strana è che di queste questioni non ne parla nessuno dei parlamentari presenti o con iniziative, ne parla un ex ministro, ma non ex socialista, come Rino Formica, e ha fatto ultimamente in questa intervista di Repubblica, di Concetto Vecchio, che è quella che ha anche motivato questo mio inizio di scrittura della BCD, dell'elezione del Quirinale. Molto bene, grazie. In effetti sì, questi stessi temi in gran parte sono contenuti in una bella intervista che Concetto Vecchio ha fatto a Rino Formica, ex ministro socialista delle finanze, sulla Repubblica, che solleva un po' gli stessi temi di cui abbiamo discusso qua oggi. Ma qui non c'è più nessuno adesso che ha il coraggio che ha avuto Bonino, Pannella e anche Miglio. Questo lo staremo a vedere. Vediamo che cosa porterà. Grazie avvocato, lo devo salutare. Buonasera, buon lavoro. Grazie ancora. Anche a voi.